Buongiorno amici, oggi una giornata particolare perché c'è ospite con me il sindaco, aspetti, il sindaco Paolo Ezechie Reale, già sindaco di Siracusa, per me, perché se non ci fossero stati tutti gli imbrogli che voi tutti sapete, a quest'ora sarebbe il sindaco di questa città e non ve ne sareste pentiti nessuno, sia quelli che l'hanno votato che quelli che non l'hanno votato. Avvocato Reale, io oggi ho avuto il piacere di intervistarle, la ringrazio che lei è venuto perché voglio sapere da lei cortesemente, ma non io, tutti i siracusani, cosa è successo al presidente del CGA, alla presidente del CGA, perché dice che è stata rimossa e poi, avvocato, sappiamo benissimo che era il presidente che ha dato, perché il TAR aveva detto no, era a suo favore. Il CGA invece ha detto che effettivamente Italia doveva essere confermata. Ci può raccontare, avvocato, cosa è successo di preciso? Sì, però devo rettificare alcune affermazioni Va forti. capace, sai, buffo parla sempre a ruota libera, però giustamente lei è un grande penalista, capace che qualcuno possa fare qualche querela. Se ho sbagliato mi corregga. No, più che altro è un argomento talmente importante e delicato che è giusto essere assolutamente precisi. Ovviamente noi non sappiamo nei voti spariti cosa c'era scritto, quindi non necessariamente io sarei diventato sindaco di Siracusa se le elezioni, se si fossero trovate, diciamo, tutte le schede che non si sono invece trovate e che sono sparite. Può darsi che erano tutte a favore d'Italia, o tutte a favore di Moschella, o tutte a favore della Russoniello. Ecco, quindi dire che con certezza una cosa del genere obiettivamente è sbagliato. Così come dire che il presidente del CGA sia stato rimosso, che non mi risulta assolutamente. L'unico problema che ha avuto è che è stata indicata dall'avvocato Amara come componente della loggia Ungheria, cioè di quella loggia deviata che brigava per vendere processi sostanzialmente in cambio di nomine di prestigio. Ora che l'avvocato Amara dica la verità su questo punto, onestamente io non ho nessun elemento per poterlo confermare, nessun elemento per poterlo smentire, ci cioè sono vicende che vanno approfondite. Chiaramente la notizia lascia l'amaro perché se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo, sarebbe già la seconda volta che a Siracusa vengono compravendute le sentenze sulle elezioni. Francamente non so cosa dire, io so che la sentenza che è stata fatta è una sentenza fondamentalmente sbagliata, sbagliata in diritto, ingiusta in diritto, ma da qui a dire che è una sentenza frutto di illegalità veramente ce ne passa, perché tante sono le sentenze sbagliate, tutti possiamo sbagliare e anche i giudici del CGA possono sbagliare. Io se vuole per veramente, se vuoi, per puro caso, ma veramente per puro caso, siccome ho lo zaino dietro, ho gli appunti proprio sui voti che sono scomparsi in quatt nelle quattro sezioni principali. Facciamola bere un po'. Tanto per dare Mentre, una. scusa, mentre siamo in diretta qua, fai vedere Aurelio. Il nostro regista Aurelio sta inquadrando l'avvocato, che qua non facciamo, facciamo tutto alla luce del sole. Però io dico una cosa, mentre l'avvocato si cerca annicate, se fosse vero quello che ha detto l'avvocato correttamente, Italia verrà a fare l'indomani, io mi dimetto da sindaco da Siracusa, ma siccome conoscendo Italia, manco si dimette, No, manca trovati carta. rettifico, no, proprio perché non era una cosa combinata, non ce l'ho. Pensavo di averli nello zaino perché l'ho preso in un prendiappunti quando sono andato in tribunale a vedere il processo contro i presidenti di seggio per la sparizione dei voti. Sostanzialmente in quattro, già solamente in quattro sezioni, quelle che sono oggetto del processo penale, ne sono spariti 1200. Ah, che poi, scusa avvocato, le chiedo scusa, l'amico Toi Bianco mi pare che ha pubblicato qualcosa in merito. Sì, credo di sì, non so se avesse i numeri precisi, però appunto le posso dire che in queste quattro sezioni sono 1200. 1200 non è un numero banale, lei pensi che diventerà bellissima, cioè la lista del Presidente della Regione ha preso meno voti di 1200, Siracusa ne ha presi 1100, 1080, quindi per le elezioni di Siracusa 1200 è un numero importante che avrebbe cambiato da solo la geografia di tutto il Consiglio Comunale. Quindi, avvocato, per concludere questa vicenda, come dice Buffa, chi vivrà saprà.
Ma guarda, ormai abbiamo saputo perché la sentenza del CGA è definitiva. No, mi riferisco al presidente del CGA, perché è una cosa gravissima se fosse vero. Per carità, ci sono le autorità che sono preposte a queste verifiche, a questi controlli, e ci auguriamo che le facciano in modo attento, in modo approfondito. Io mi auguro che non sia vero, perché io sono una persona che nella giustizia vuole credere. Pensare a questo significa pensare male della propria società. Quindi io mi auguro che non sia vero e che si sia trattato semplicemente di un errore che nel sistema purtroppo ci sta, un errore molto grave, ma semplicemente un errore. Perché quando lei cercava quell'agendina, io ho detto fuori campo, se fosse vero l'unica cosa che dovrebbe fare il sindaco Italia si dovrebbe dimettere. Lei ha fatto una smorfia. No, è difficile dimettersi dai posti di potere per questioni di principio. D'altra parte devo dire anche che tutto questo è capitato in un momento molto difficile, il momento della pandemia, e quindi forse restare completamente senza istituzioni in quel momento sarebbe stato anche più grave di un'istituzione delegittimata. Probabilmente il sindaco ha fatto anche questi conti e ha detto comunque devo restare in sella, sia perché gli piaceva probabilmente, ma sia perché con senso di responsabilità, in un momento in cui non c'era neanche il consiglio comunale, se si dimetteva lui sostanzialmente la città restava nelle mani di un commissario nel pieno della tempesta Covid e quindi senza un punto di riferimento. Ecco, non posso censurarlo per questo, onestamente. Allora, chiudiamo questo capitolo. Però dovete sapere tutti che oltre a essere un grande uomo, un grande picche alto, un bravo uomo, un avvocato ormai all'apice, è anche un bravissimo sportivo. Scusi avvocato, con quale squadra tifa lei? Io tifo anzitutto per il Siracusa, quando il Siracusa c'è, perché oramai anche questo è un punto interrogativo. E poi so che di dare un dispiacere a molti, ma tifo Inter. Come a me, quindi è come a me, perché io addirittura ho anche la maglia dell'Inter. Avvocato, lei mi ha lanciato un assist. Il Siracusa, tifo per il Siracusa, quando, ma il Siracusa c'è ed è in eccellenza. La cosa che la società è stata presa dal signor Salvo Montagno, il quale ultimamente intervistandolo mi ha detto che il comune di Siracusa aveva fatto un bando per la gestione del campo per le società di eccellenza, delle società minori, con 70-80 euro l'anno per la gestione. Ma come si può chiedere, avvocato, 80.000 euro a una società non professionista, 80-70.000 euro? Addirittura mi dice sempre Montagno che per avere l'autorizzazione, l'agibilità, anzi ne approfittiamo di ringraziare al signor questore che è molto sensibile a favore dei giovani, che ha dato l'agibilità, e Montagno per avere l'agibilità ha dovuto spendere dei soldi per l'impianto idrico ed altre cose. Avvocato, ma le sembra giusto che questo Siracusa non sponsorizza la squadra? Chiede alle società minori 80-70.000 di questo bando che ormai è scaduto. Come può fare una cosa chissà, presidente amministrazione? Ma io temo che la politica generale dello sport sia una di quelle meno riuscite di questa amministrazione. Non solo il Siracusa Calcio, che è un patrimonio comune, ma anche un patrimonio identitario in cui tanti ci riconosciamo senza distinzioni di altre fedi calcistiche, ma anche senza distinzioni di classe, di appartenenza politica. Allo stadio siamo tutti insieme, cioè è un momento per una comunità importante. Abbandonarlo al suo destino da parte dell'amministrazione comunale non è una scelta intelligente. Ma penso per esempio ai campioni del mondo di canoa polo che abbiamo fatto andare via e che ora giocano per il Catania. Vincono lo scudetto, arrivano secondi in Champions League, però risulta Catania, mentre sono tutti ragazzi nostri. Penso a cosa succederà alla Cittadella, dove giocherà l'Ortigia da domani che è in Serie A. Cioè, veramente la politica dello sport è stata una politica disattenta ed è sbagliato, perché non è solo divertimento, è fondamento proprio di una comunità. Per quanto riguarda il Siracusa Calcio, che devo dirle? Devo dirle che io negli anni, quando ho potuto, ho sempre dato una mano, come lei sa, dietro le quinte, e continuerò a farlo. Ora, addirittura lei, se ricordo male, lanciò una proposta per una raccolta di fondi per il Siracusa.
Esattamente, esattamente, quindi quello che io ho potuto fare l'ho sempre fatto, ma da anni in cui ormai abbiamo perso la memoria, forse ce lo ricordiamo solo io e tu. E anche stavolta andrò a fare l'abbonamento per aiutare la squadra, anche se poi realmente non credo di andare a vedere molte partite di eccellenza, perché francamente poi c'è anche tanto altro dello sport, continuerò a seguirla col cuore, però più difficilmente andrò allo stadio con quella continuità come quando eravamo nelle serie tra virgolette maggiori. Io credo che una maggiore attenzione si debba dare, un aiuto, un contributo economico, la capacità di uno stadio che abbia la possibilità di ricevere bene la gente, anche questo invoglia, anche questo fa venire il piacere ai giocatori di giocare, di superare la serie, di entrare in contatto con sempre più tifosi, di costruirsi essi stessi una carriera. Finché si sta ai margini, si continua a stare ai margini. Prima di fare questa intervista ho pubblicato un link su Facebook che ha avuto tantissime, come sono abituato, come ho la fortuna di avere io, come dice Buffa, milioni e milioni di visualizzazioni. Io che intervistavo lei in altri tempi e dicevo non me ne sono pentito di averlo votato, anzi sarebbe stato diverso se non l'avessi fatto. Avvocato, molta gente ha visto questo link e mi dice ma tu che pensa che avvocato lo fa l'ultimo tentativo nella sua vita oppure no? Guardi, è una domanda molto difficile, io penso francamente di no, perché ho messo a disposizione il mio tempo, l'ho messo a disposizione della mia città con tutto il cuore, con la voglia di essere utile. Io ricordo con grandissimo piacere, devo dire, la mia prima candidatura, quella del 2013, quella quando chiesi alla città mettete da parte tutti i partiti, destra, sinistra, levateli tutti, fate governare dei cittadini. E avevamo una squadra molto bella, per esempio pensi a Roberto Cafiso, all'assistenza sociale, ma c'era anche Salvo Sorbello, pensi a Gaetano Ambrogio, assessore al bilancio, pensi a Loredana Faraci, assessore alla cultura, c'eravamo professionisti di grande livello che avevano dato anche loro, e ne sto dimenticando altri, me ne scuso ovviamente, avevano dato loro disponibilità, avevamo scelto di non stare con nessun partito, a prescindere da qualunque tipo di offerte, da qualunque tipo di idee che ciascuno di noi aveva. Quella era la sfida che la città non ha saputo raccogliere. Nel 2018 è stata anche una bella avventura, ma certamente non paragonabile, perché ormai la candidatura si era in qualche modo politicizzata. La grande occasione, secondo me, la città l'ha persa non con me, ma con l'idea che io rappresentavo in quel momento nelle elezioni del 2013. Ora forse obiettivamente è tardi per riproporre nuovamente un'analoga candidatura. Se dovessi fare un auspicio, io mi auguro che ci sia qualcuno che sappia rimettere in pista quelle idee del 2013. Ecco chi è l'avvocato Reale. Non mi mordete le mani quelli che non l'avete votato e anche quelli che l'hanno votato. Dice peccato. Arrivederci, grazie avvocato.